Benvenuti in questo video, carissimi amici e amiche. Oggi per voi leggerò e commenterò alcune parti del bellissimo libro di Papius, Magia Pratica, editore Il Libraio. Dunque, anzitutto, già nel retro del libro c'è una mirabile sintesi dei contenuti, la magia considerata come scienza e la comprensione della via per la quale l'onniscienza dello spirito e il suo controllo sulle forze della natura possono essere acquisiti dall'individuo mentre egli è ancora nel corpo. Considerata come arte, la magia è l'applicazione di queste conoscenze alla pratica. Come vedremo, la teoria non può essere disgiunta dalla pratica, quindi per poter praticare un buon mago deve conoscere la teoria. I suoi insegnamenti sono antichi come il mondo, immutabili come la verità. L'occultismo non lo si inventa e non si modifica secondo il proprio capriccio, più di quanto non si possa mutare il corso dei giorni, dei mesi e degli anni. Lo si rivela o lo si adatta. Ecco tutto, firmato Papius. Dunque, è un libro che mi ha aperto la mente su tanti aspetti della magia che ancora non conoscevo. Sono 373 pagine, questo è Papius. Naturalmente, il libraio si contraddistingue per la cura con cui edita i suoi libri, i suoi contenuti. E questo libro in particolare fa parte di un progetto di ristampa. Come dice l'editore Timoteo Falcone, di ristampa di vecchi libri ancora validissimi. Il libro è composto da una prima parte dove c'è la definizione della magia e da qui partiremo in questo nostro viaggio all'interno di questo libro meraviglioso. Dunque, dice Papius che ciò che differenzia la magia dalla scienza occulta, perché c'è una differenza tra magia e scienza occulta, ciò che la differenzia è che la prima, cioè la magia, è una scienza pratica, la seconda è soprattutto teorica. Però voler fare della magia senza conoscere l'occultismo non è possibile, perché è come voler condurre, dice Papius, una locomotiva senza prima essere passati per una scuola teorica speciale. Essendo la magia quindi una scienza pratica, richiede però delle conoscenze teoriche preliminari, come già detto, come del resto tutte le scienze pratiche. Uno dei grandi meriti della scienza occulta è quella di aver fissato questo punto, che lo spirito non può agire direttamente sulla materia, deve agire su un intermediario che a sua volta reagisce sulla materia stessa. Ma questo contenuto lo vedremo più avanti per capirlo meglio. L'operatore quindi dovrà applicare la sua volontà, come vedremo, volontà e fede sono due qualità imprescindibili del mago per poter operare. Quindi dicevo, l'operatore dovrà applicare la sua volontà non direttamente sulla materia, ma su quello che modifica la materia e che nella scienza occulta si chiama piano astrale. E qui poi parla delle forze fisiche prodotte da esseri viventi e fa l'esempio dei fakir indiani, un esperimento che compiono i fakiri e che mi è stato riferito personalmente è il seguente: se noi diamo a un fakiro un seme qualsiasi e portiamo al tempo stesso un po' di terra presa dalle nostre case. Ci sono dei fakiri che fanno questo in India. Il fakiro si porrà a distanza di 1 metro, lui ha assistito a questo esperimento, a distanza di 1 metro dal mucchio di terra, fisserà lo sguardo a terra e diventerà immobile con le mani tese verso il seme. Un moderno ipnotizzatore direbbe che si trova in catalessi, vanno in catalessi. Il fakiro rimane in questa posizione per 1 ora o 2. Dopodiché la pianta crescerà di 1 metro, 1 metro e mezzo. E continuando l'esperimento, la pianta in 3 o 4 ore si caricherà di fiori e poi di frutti. Ma com'è possibile tutto questo? In realtà il fakiro ha compiuto un'esperienza magica, ma non ha prodotto nulla che vada contro le leggi della natura. Guardate, sia Papius che Eliphas Levi ci fanno capire
ci fanno capire che la magia fa parte delle scienze della natura. Quindi loro dicono che c'è sì il sovrannaturale, ma fino a un certo punto, perché la magia rientra nelle leggi della natura. Quindi, agendo sulla vita della pianta, il fakiro ha messo in moto la materia di questa pianta. Ma in che maniera? Ma in che maniera l'ha messa in moto? E gli insegnamenti della scienza occulta ci permettono di rispondere con la sua forza vitale, quindi il nostro fluido vitale è necessario per compiere atti magici. La forza che lui produrrebbe, i fenomeni attribuiti dai medici alla vita vegetativa, alla vita organica dell'essere umano. Allora, carissimi, qui davvero i contenuti sono. Quindi alla fine, vedete, a pagina 20, Papius esprime il suo concetto di magia, vedete, e dice che la magia è l'applicazione della volontà umana dinamizzata all'evoluzione rapida delle forze viventi della natura. E quindi il generatore dei mezzi primordiali per mettere in moto questo processo magico è la vita considerata come volontà, quindi l'uomo. Ma l'uomo deve allenarsi per ottenere i risultati desiderati e una volta ottenuto l'allenamento, sviluppata l'azione della volontà, perché poi ci sono dei capitoli interi dedicati a come si sviluppa la volontà e come esercitarla. E questa azione si deve limitare su oggetti ben determinati in un campo di operazione ben delimitato. Così, dice Papius, tratteremo della natura come viene concepita dai maghi e degli aiuti e degli ostacoli che la forza umana diretta dalla volontà può incontrarvi. Ecco, il libro è diviso in vari capitoli. Poi vedrete in particolare la struttura dell'opera quando lo comprerete. Il capitolo secondo è essenziale, si intitola L'uomo e la magia. Guardate sempre queste illustrazioni meravigliose. L'uomo e la magia. Quindi è un libro da tenere oltre che per i propri studi e da consultare davvero con frequenza per chiunque voglia addentrarsi nello studio della magia. Perché se non c'è la teoria alla base, è anche, come dire, è anche inutile mettersi lì a praticare. Ecco. E quindi è un libro da leggere e rileggere, e su alcune parti, ad esempio sulla Kabbalah, c'è proprio da studiare. Ecco. Io stessa, dopo 10 anni che studio la magia, ho dovuto leggere e rileggere alcune parti prima di capire di cosa si trattava. La base fondamentale della magia, si dice all'inizio proprio del secondo capitolo, la base fondamentale della magia pratica è l'essere umano. Il generatore della volontà è l'uomo, senza la volontà è impossibile agire. Viene ripetuto varie volte perché questo, d'altra parte, la volontà è quella che governa tutto. Se noi non ci mettiamo a leggere questi libri, se la nostra volontà non ci spinge a farlo, il desiderio anche, io direi, di acquisire determinati contenuti che poi si traducono in determinate pratiche, è chiaro che non ci sarebbe nulla, no? Non si inizierebbe neanche. Quindi, carissimi, io davvero qui ho l'imbarazzo della scelta sui contenuti che propone il libro, quindi la parte prima, come detto, l'uomo e la magia, sono tante le pagine, ma in effetti, ecco, e poi si parla anche della natura, quindi del potere dell'uomo sulla natura. La natura concepita come entità vivente deve essere concepita anche come intelligente. La natura è animata, ha una sua intelligenza. L'evoluzione di un qualsiasi essere sulla Terra dipende dall'impiego delle forze astrali, generatrici di questo essere da parte di una intelligenza. E qui c'è una polemica sugli studi contemporanei basati sul materialismo, una polemica che io condivido in pieno. E si dice che gli studi contemporanei basati sul materialismo ci hanno talmente abituati a vedere nell'universo un immenso cadavere, ecco, perché i materialisti vedono nell'universo un cadavere, no? Un immenso cadavere mosso da forze fisiche. E questa concezione che invece noi esoteristi abbiamo, questa concezione di un universo popolato di intelligenze che agiscono secondo gli impulsi del destino, ci sembra a loro quantomeno bizzarra, ecco. E smonta, e i critici ben educati se la cavano dicendo che è poetica ed è per loro ingiuria suprema. Ebbene, lo studioso libero non deve recedere di fronte ad una parola di quello che dicono i detrattori della magia, che riducono la natura a un cadavere vivente.
Se la magia ha sempre insegnato la teoria dell'universo vivente e intelligente invece di un mondo cadavere, cerchiamo di avere abbastanza coraggio per conservare interamente le intelligenze della natura. Gli iniziati alla scienza occulta sanno che ogni realizzazione sul piano fisico in realtà è il prodotto dell'azione sul piano astrale della materia. Vediamo un po' qualche altra. L'uomo vero è l'uomo deve agire in sinergia con la natura. L'uomo vero che ha i suoi centri d'azione nella testa può arrivare a dominare la natura e può agire di pari passo con lei. Questo è stupendo. Quindi l'uomo al centro dell'universo, secondo la concezione rinascimentale. E attraverso il suo organismo, infatti, l'uomo è immerso al centro delle forze della natura, che bellezza! E proprio agendo prima di tutto sul suo organismo, potrà esplicare qualunque azione voglia sulle forze della natura. La natura è duplice, come sappiamo, è fisica, ma è anche astrale. L'astrale si polarizza in due modalità, fisiologica e psichica. Fisiologica e psichica, il che rende possibile classificare la natura come triplice. Poi rammentiamo, dice Papius, che a circolare nell'organismo umano sono anche le stesse forze della natura, perché noi facciamo parte della natura. In definitiva, questo organismo non è che un essere terrestre, un animale messo dalla natura a servizio dello spirito immortale. La chiave di ogni azione magica cosciente risiede in questo. Avevo dimenticato, lui poi arriva a dire che la magia è amore, la magia è amore. Dimenticavo anche di parlarvi un attimino di Papius. Papius non è questo il suo vero nome, Papius è uno pseudonimo, non vorrei sbagliare nel suo vero nome perché non conosco il francese. Gerard Anaclet Vincent Encausse fu un medico di origine spagnola e diventato famoso con lo pseudonimo di Papius. L'autore ebbe un ruolo di rilievo nella diffusione dell'occultismo e scelse il suo pseudonimo dal Nuctemeron di Apollonio di Tiana, un appendice del dogma e rituale dell'alta magia pubblicato da Eliphas Levi nel 1855. Nel trattato col nome di Papius viene identificato il genio della prima ora che ha lo scopo di insegnare la medicina. Membro di molte società segrete del suo tempo, nel 1888 ha fondato l'ordine cabalistico, non lo leggo in francese, se no Lord Cabalistique de la Rose Croix, vabbè ci provo, l'ordine cabalistico della Rosa Croce e la rivista di cultura esoterica L'Iniziazione, pubblicata fino al 1914. Poi ha fatto parte, insieme a Augustin Chapeau, spero di aver pronunciato bene in francese, l'ordine martinista. L'ho studiato da solo il francese, insomma, con risultati, non troppo. La sua figura divenne famosa presso i circoli occultistici di tutto il mondo, degno di nota il suo lavoro di interpretazione e disegno dei tarocchi. Ecco, il suo lavoro di disegno dei tarocchi ispirato alla mitologia e ai culti misterici egizi. Papius fu autore di 400 articoli, 25 libri esoterici. Allora, carissimi, qui non vorrei fare un video lunghissimo, ma guardate, questo devo leggerlo a pagina 87 e lui dice: questa forza che circola in me e che presiede l'elaborazione della linfa nella terra, in questo albero è la vita. La vita è la fonte delle illusioni, il cui scopo segreto è l'amore che unisce tutti gli esseri nella catena delle corrispondenze. E se anche tutti gli esseri sembrano estranei gli uni agli altri, per le loro forme, colui il quale possiede la scienza delle corrispondenze, ovvero sia l'amore, sarà sempre in grado di trovare il legame vitale che unisce l'intera creazione in un solo essere. E qui c'è il concetto caro alla New Age, del siamo tutti uno. La terra su cui tutto poggia, l'acqua che feconda la terra, là siamo tutti uniti, l'aria che respiro, che mi mantiene in vita, il calore, la luce, l'elettricità, le modificazioni del fuoco sottile che costituisce il sole, aiuta la vita nelle sue manifestazioni e costituisce le fonti attraverso le quali la vita circola, si purifica e si rinnova negli organismi viventi.
Amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante Alighieri. Poi qui c'è un bellissimo capitolo dedicato alla meditazione. La meditazione che si può fare anche sulle opere d'arte, però, dice Papius, un'opera d'arte alla volta. Oppure si può meditare grazie alla psicometria. Cosa consiste la psicometria? Consiste nell'avere delle percezioni extrasensoriali toccando un determinato oggetto. Spesso e volentieri un oggetto antico. Io riesco, toccando un oggetto, a percepire, un oggetto antico, a percepire le persone che l'hanno usato. Ho fatto anche un video sulla psicometria. Ci si esercita alla psicometria nell'oscurità. Ecco, ci si può esercitare all'inizio nell'oscurità con lettere di persone che conosciamo, quindi capire, toccandole, chi le ha scritte, naturalmente prima di leggerle queste lettere, con lettere di persone note che vengono mescolate e poste una per una sulla fronte del soggetto, accordando 5 minuti di meditazione per ognuna di esse. E dopo qualche giorno di esercizio le immagini si precisano, diventano più nette e la visione o l'impressione delle persone che hanno scritto si manifesta con maggiore intensità. Si sostituiscono poi le lettere con oggetti antichi e le visioni di antiche civiltà si presentano al veggente. Quando si è giunti a ottenere risultati apprezzabili nell'impiego della psicometria, si può procedere al tentativo di comunicazione del pensiero a distanza, chiamata da certi osservatori contemporanei telepatia. Ho fatto un video anche sulla telepatia, poi se mi ricordo li metto in descrizione questi video. Poi, quindi nel capitolo sesto, nella parte seconda del capitolo sesto, si parla della meditazione. Ecco, poi nel capitolo settimo della la realizzazione della volontà, si intitola così, lo sviluppo della volontà si realizza attraverso tre fattori. E lo sguardo, scusate, pardon, quattro fattori, anche se due potrebbero essere radunati in un unico. Quindi quattro fattori, sguardo, parola, gesto e azione, anche se c'è differenza fra gesto e azione, io li radunavo in uno. Va bene. Quindi gli specchi magici, si parla degli specchi magici, servono all'educazione dello sguardo. Importante lo specchio. Dovrò fare proprio un video sullo specchio, sull'uso dello specchio dall'antichità fino ai giorni nostri. Gli specchi magici servono all'educazione dello sguardo, il bastone magnetico all'educazione del gesto, come pure le figure geometriche volgarmente chiamate talismani. E gli specchi magici sono degli organi di condensazione della luce astrale. E nella loro costruzione, dice Papius, il carbone, il cristallo, il vetro e i metalli saranno impiegati secondo l'uso che se ne vuole fare. Il più semplice degli specchi magici può essere un bicchiere di cristallo pieno di acqua pura. Si dispone un bicchiere su una tovaglia bianca e si mette dietro questo bicchiere una luce. Con questo dispositivo abbiamo ottenuto risultati interessanti, lui dice. Volendo convincere uno scettico, abbiamo fatto fissare da una sua giovane figlia il centro del bicchiere, tendendo la nostra mano destra sulla sua testa, sulla testa della ragazza. La giovane veggente ha descritto una scena che si verificava molto lontana da lì e che noi, dice Papius, abbiamo poi trovato esatta. Dunque, allora, vediamo un po' cos'altro potrei, e qui ci sarebbe anche la parola, la scienza occulta ci insegna che ogni vibrazione sul piano fisico, io stessa parlandovi in questo video, sto emettendo una vibrazione sul piano fisico. Ogni vibrazione sul piano fisico determina dei cambiamenti di stato sul piano astrale e sul piano psichico. L'emissione della parola, infatti, dice Papius, ha tre effetti simultanei. Un suono, quindi, che mette in azione il piano fisico della natura, poi anche l'emissione di una certa quantità di fluido vitale. Parlando, io emetto il mio fluido vitale e metto in azione il piano astrale. Ripeto, emissione di una quantità di fluido vitale che mette in azione il piano astrale, liberazione di un'entità psichica che è l'idea che io vi trasmetto, a cui il suono dà corpo e anche vita. Quindi la parola molto importante. Esiste una scienza, infatti, della parola e dice Papius. L'orientale, ad esempio, con i suoi mantras in lingua sanscrita e l'occidentale con le formule cabalistiche in lingua ebraica. Quindi l'allenamento della parola è molto importante per il mago e le regole
che ne sono implicitamente contenute nel rituale della preghiera che presenteremo, dice Papius, nella terza parte. Poi c'è il gesto che serve come organo di fissazione delle idee, e nel gesto possiamo annoverare il disegno, la pittura, la scultura, la bacchetta magica, importantissima, perché serve per dirigere la volontà del mago. Il mago possiede la bacchetta, uno strumento, ogni mago che si rispetti possiede una sua bacchetta, che è uno strumento formato di legno e di ferro magnetico, che possiamo chiamare bastone o bacchetta magica. Questa bacchetta cosa fa? Perché è magica? Perché condensa una certa quantità del fluido magnetico del mago con sostanze disposte da lui a questo effetto, e dirige la proiezione del fluido su di un punto determinato. Quindi è il fluido del mago che viene proiettato sulla bacchetta, e poi viene impartito alla natura. La spada che è differente dalla bacchetta, perché la bacchetta serve ad agire sull'astrale ed è formata da anelli e masse metalliche senza punta, Invece la spada serve proprio come difesa all'operatore, quindi è essenziale in alcuni tipi di rituali di difesa e rituali di difesa. Quindi la spada magica serve alla difesa dell'operatore, e la punta che la termina ha questa qualità. Paracelso, infatti, aveva sostituito la spada con un tridente, quindi tre punte. Carissimi, qui davvero la deambulazione, anche questa è importante, per la realizzazione della volontà. Quindi abbiamo parlato di sguardo, di parola, di gesto, ma bisogna prendere in considerazione anche la deambulazione. Magari non ci abbiamo pensato, ma è importante anch'essa, la deambulazione, grazie alla quale l'essere umano trasporta la totalità della sua azione in luoghi differenti. Lo spostamento del corpo fisico nel piano materiale è accompagnato, infatti, dallo spostamento dei piani fluidici del corpo nell'astrale. Quando io mi sposto, trasporto i miei fluidi nell'astrale. Così il mago che descrive un cerchio, ecco perché anche l'importanza del cerchio di difesa da fare prima di alcuni rituali, il mago che descrive un cerchio e ritorna due volte sulle sue tracce, a volte se ne fanno due, per conformare la sua volontà, innalza nello spazio, racchiuso dal suo cammino, un recinto visibile per i veggenti, che non può essere oltrepassato dagli esseri dell'astrale. In questa maniera si protegge. Un allenamento consigliato da Eliphas Levi, questo è un piccolo rituale, ve lo leggo. Lui dice: se vi capita di rientrare a casa piuttosto tardi e siete stanchi, e tutto il vostro essere tende a un meritato riposo, invece cosa dovete fare per avere un talismano? Io l'ho fatto. Rimettetevi in viaggio, anche se siete stanchi, per un luogo che disti da casa vostra una mezz'oretta circa. Poi, cos'altro dovete fare? Raccogliete una pietra, in questo cammino nel quale siete stanchi, però la vostra volontà si esercita nel continuare a camminare. Raccogliete una pietra e che riporterete con voi a casa. Questo oggetto è simbolo dello sforzo volontario ed è un talismano personale preziosissimo. Più efficace, dice Levi. Dice Papius, scusate, no, Levi, è un allenamento consigliato da Eliphas Levi, quindi Papius, perdonatemi, è la certa età, può succedere, quindi è un allenamento consigliato da Eliphas Levi, che Papius indica in questo suo libro. In questo suo libro ci sono delle sintesi anche della clavicola di Salomone, delle sintesi anche del rituale di alta magia di Eliphas Levi, quindi davvero questo libro è davvero è un trattato di magia, a mio parere, preziosissimo. Poi vi dirò quali sono le sintesi di altri libri che lui effettua. Essenzialmente il rituale di alta magia di Eliphas Levi, la Clavicula Salomonis, e ancora altre cosette delle quali spero di parlare senza fare, ripeto, un video di. Per parlare di questo libro ci vorrebbero 5-6 ore e neanche avrei finito, però. Poi non diventa più una recensione praticamente, ma una sintesi dei contenuti, anche se questa non è una sintesi perché c'è tantissimo in questo libro, quindi anche per fare una sintesi come si deve ci vorrebbero 3-4 ore, ecco. Quindi, tornando indietro, quindi, se vi capita di rientrare a casa piuttosto tardi, rimettetevi in moto e in questo vostro cammino di sforzo volontario raccogliete una pietra che è il simbolo del vostro sforzo e diventerà, dice Eliphas Levi, un talismano personale.
personale più efficace di tutti gli amuleti e le immaginette che potreste acquistare in qualsiasi chiesa. Tutto il segreto dell'azione psichica dei pellegrinaggi è nella pratica dell'allenamento a camminare, dice Levi, Eliphas Levi. Una pietruzza che presi una notte mentre rientravo, affaticato da un lungo cammino, mi ha consentito di compiere azioni magnetiche del più grande interesse. Adesso qui davvero è difficile scegliere dei materiali. Io qui ho scritto, vedete, le pagine che più mi sono piaciute, ma davvero qui, ecco, allora vado avanti velocemente. Sull'astrologia e la magia, c'è il capitolo ottavo dedicato all'astrologia e la magia, perché è importante l'astrologia? Perché il fluido astrale, dico solo questo, che circola negli esseri e nelle cose terrestri, passa attraverso gli stati di condensazione e di dilatazione. E questi stati dipendono dalla posizione dei corpi celesti che influenzano tutta la nostra vita. Ecco, e quindi questo è un capitolo importante, Le chiavi del cielo, capitolo 9, davvero è difficile scegliere ancora dei contenuti perché ci sarebbe da, veramente da, guardate le illustrazioni dell'astrologia cabalistica, guardate che bellezza. Su questa parte, che è la più difficile, almeno per me, nonostante io ripeto, è da 10 anni che studio e pratico, su questa parte qui mi riprometto di tornarci e poi se riesco, farò una sintesi, semplificata per voi, Mi prometto di ritornare sull'astrologia cabalistica. Poi, c'è la pratica, la terza parte del libro, la pratica. E l'adattamento magico, la catena magica, i talismani, poi c'è la settimana magica. Allora, davvero, e il capitolo, gli stregoni e il magnetismo, anche sul magnetismo, ci sarebbe da parlare molto. Un capitolo dedicato alla magia e l'ipnosi, sorvolo su questi bellissimi contenuti. E dunque. E salto a pagina 294 nel capitolo dedicato alle evocazioni, esorcismi e stregoni. C'è un'evocazione bellissima per farvi venire a trovare da una ragazza, anche molto pudica, esperimento della forza meravigliosa delle intelligenze superiori. È un rituale con uno scongiuro che non leggerò integralmente, potete poi comprando il libro se decidete di effettuarlo, io dico che è un rituale bellissimo e leggo soltanto l'inizio. Bisogna notare sia con la luna crescente che con quella calante una stella tra le 23 e la mezzanotte e fare quanto segue: prendere della pergamena vergine, scriverci il nome della ragazza da voi desiderata, dall'altro lato invece queste parole, Melchiael Bareshas, metterete in terra la pergamena col nome della ragazza a contatto del terreno, ci mettete sopra il piede destro, col sinistro toccherete terra e guardando la stella più brillante e tenendo nella mano destra una candela di cera bianca, effettuare uno scongiuro molto molto particolareggiato che inizia così: io ti saluto e scongiuro, bella luna o bella stella, luce brillante che tengo nella mia mano, per l'aria che respiro, per l'aria che è in me, per la terra che tocco. Vi scongiuro per tutti i nomi degli spiriti principi che possiedono in voi. E qui mi fermo. Poi c'è un altro rituale per far venire tre demoni con sembianze umane nella propria stanza. Ecco, tre demoni ai quali chiedere quello che desiderate. Anche qui una cerimonia. Lo scongiuro, c'è l'evocazione per rivedere l'amato defunto alla cena dei morti, la famosissima evocazione di Eliphas Levi, che io quasi quasi vi leggerei integralmente. Per quanto riguarda il rituale per far venire tre demoni nella propria stanza, guardate che è un rituale piuttosto lungo, serio e che richiede una certa preparazione, perché dopo 3 giorni di preparazione, il quarto giorno pulite la vostra stanza, dopo esservi vestiti, il tutto a digiuno, facendo in modo di non entrarvi nel corso della giornata, farete sì che al muro non sia appeso nulla, mettete lenzuola bianche sul letto, poi c'è la cerimonia vera e propria e poi lo scongiuro.
La cerimonia è molto bella, guardate, alla fine della cena andate nella camera preparata, accendete il fuoco, mettete una tovaglia bianca sul tavolo, tre casse intorno, di fronte alle sedie tre pani di frumento, tre bicchieri pieni di acqua, mettete una poltrona ai piedi del letto e coricatevi dicendo queste parole, e c'è lo scongiuro vero e proprio, in latino, ne leggo un pezzettino, Besti Cirum, consolatio veni a me vertu, Creon, 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 Cantor laudem omnipotentis et non commentur, star superior, carta biente laudem omniviestra principiem demontem, eti nimicos meos o prostantis vobis et mihi dantes quo passium fieri sui Cisibilis. Abbiamo lasciato intatto il latino impensabile dell'originale. Poi venute le tre persone, saranno fatte sedere accanto al fuoco, eccetera, eccetera. Qui ancora poi è lungo il rituale. Allora, adesso c'è l'evocazione per rivedere l'amato defunto, la cena dei morti, che io quasi quasi vi leggerei. E poi volevo leggere uno degli scongiuri per i 7 giorni della settimana. Oggi è martedì e quindi volevo leggere lo scongiuro del martedì. Qui è l'evocazione per rivedere l'amato defunto, che è bellissima e commovente, detta anche la cena dei morti, io la leggo. È da un rituale di Eliphas Levi, Si devono prima di tutto raccogliere con cura tutti i ricordi di colui che si desidera rivedere, gli oggetti che ha usato, che hanno mantenuto la sua impronta, a mobiliare una camera dove la persona abbia abitato mentre viveva, oppure un locale simile, dove si metteranno il suo ritratto, coperto con un velo bianco, in mezzo ai fiori che quella persona prediligeva e che si cambieranno giorno per giorno. Poi bisogna osservare una data precisa, possibilmente quella del compleanno del defunto che si vuole, di cui si vuole l'apparizione. Nel frattempo bisognerà badare a non dare ad altri dimostrazioni d'affetto che la defunta o il defunto avevano il diritto di aspettarsi da voi, quindi dedicarsi mentalmente soltanto alla persona defunta che si evoca. Bisognerà osservare anche una rigorosa castità, vivere appartati e pasti molto frugali. Tutte le sere, alla stessa ora, chiudersi nella stanza con una luce tenue del tipo lampada funeraria o lumino. Porre questa lucetta dietro di sé, coprire il ritratto, profumare la camera con dell'incenso e uscire dalla stanza arretrando poco alla volta. Secondo me è ancora meglio, questa è la mia idea, camminando all'indietro. Il giorno fissato per l'evocazione, acconciarsi fin dal mattino come per una festa, perché rivediamo il nostro defunto. Io non l'ho fatto questo rituale, però avrei desiderio di farlo, per rivedere mia madre o mio padre. Non rivolgere mai per primo la parola a nessuno. Allora, guardate, adesso a me è successo, non dovrei adesso specialmente perché il video è lunghissimo, parlarvi di questa mia esperienza personale. In un periodo della mia vita in cui ero molto, molto triste, perché era un periodo davvero, difficile per me dal punto di vista lavorativo, amoroso e quant'altro, ho voluto rivedere il mio abito da sposa, e ho fatto dentro di me una specie di rituale affinché il mio matrimonio durasse ancora. E ho appeso il mio bellissimo abito da sposa, molto bello, in seta color avorio, sul modello, della seconda metà del Settecento, l'ho appeso alla porta della camera nella quale dormivo, la chiamo la camera esoterica, dormivo da sola eccezionalmente in quel periodo. E la notte ho sognato mio padre, che amava molto quell'abito, me lo comprò lui, e mio padre che veniva verso di me sorridendo e si è chinato su di me e io gli ho detto: papà, ti voglio bene, ti voglio tanto tanto bene. In quel momento lui è scomparso alla mia vista e lui era vestito con lo stesso abito che aveva quando io mi sono sposata e quando mi ha accompagnato durante la cerimonia. E quindi l'ho rivisto felice come in quel giorno, e da allora le cose per me sono andate meglio. Quindi va bene. Allora io continuo. Ecco, magari da allora non l'ho più rivisto. Da allora non l'ho più rivisto. L'ho visto accanto a me sul lato destro del letto. E ripeto, lui si è chinato a baciarmi e gli ho detto che gli volevo bene, lui è scomparso. E ho ancora un ricordo, questo è accaduto nel 2018,
Ma io ricordo ancora vividamente quel momento. E ecco, quindi io mi ripropongo di fare una cerimonia di evocazione, magari, visto che mio papà l'ho rivisto, per la mia mamma, per rivedere mia madre. E allora mi sono commossa, scusate. Allora, il giorno fissato per l'evocazione bisognerà acconciarsi fin dal mattino come per una festa, non rivolgere la parola a nessuno, fare un pasto a base di pane, vino, uva, frutta. La tovaglia dovrà essere bianca con due coperti, si romperà il pane che dovrà essere servito intero, mettendone la metà di fronte a voi, insieme a qualche goccia di vino nel bicchiere. Per la persona che si vuole evocare, quindi metà del pane alla persona con qualche goccia di vino nel bicchiere. Il pasto deve essere fatto in silenzio, con ritratto velato, poi si apparecchierà lasciando il pane e il vino del defunto davanti al suo ritratto. La sera dell'abituale visita ci si recherà nella camera in silenzio, si accenderà un fuoco chiaro con legna di cipresso. Uno può dire: ma io non ho un camino, come fa? Va bene, in un incensiere, in un braciere accendete un fuoco, gettatevi per 7 volte dei grani di incenso o semplicemente accendete dell'incenso, pronunciando il nome della persona, pronunciando il nome della persona che volete rivedere. Poi spegnete la lampada, lasciate morire il fuoco e quel giorno il ritratto rimarrà velato. Quando la fiamma poi sarà spenta, rimettete l'incenso sui carboni. Invocherete Dio secondo le formule della religione, secondo le formule della vostra religione, del vostro tipo di spiritualità, anche una divinità pagana va bene. Quindi, facendo questa preghiera, bisognerà identificarsi nella persona invocata, parlare come parlerebbe lei, poi, dopo un quarto d'ora di silenzio, parlare come se lei fosse presente, pregandola di mostrarsi a voi. Rinnovare questa preghiera mentalmente. Stavo guardando se c'è qualche apparizione, a volte mi è accaduto anche questo. Parlare come se lei fosse presente, pregandola di mostrarsi a voi, rinnovare la preghiera mentalmente, coprendo il vostro volto con le mani e chiamandola 3 volte a voce alta. Aspettare in ginocchio con gli occhi chiusi, chiamarla ancora 3 volte con voce affettuosa, aprire lentamente gli occhi. Se non si vede nulla, ripetete l'esperimento l'anno successivo nel giorno del compleanno della persona e così via fino a 3 volte. È assicurato, dice Levi, che almeno la terza volta, si otterrà l'apparizione desiderata e più avrà tardato a comparire, più la visione sarà reale. Ok, allora adesso è veramente, io direi che posso concludere qui. Guardate qui, va bene, avrei voluto leggervi anche questo. Allora, il capitolo 18 parla della medicina ermetica e in particolare dell'ossessione delle larve. Magari avrei potuto fare più video su questo libro, però ho notato che poi i seguiti vengono meno visti, meno visualizzati, perciò ho voluto fare questo video unico. E si parla appunto delle larve e come venivano trattate, nell'Ottocento. L'essere umano, dice Papius, in certe condizioni di irritabilità nervosa, sotto l'influenza di una paura, di un rimorso, di un odio violento, genera nella sua atmosfera astrale delle entità chiamate larve, che si possono generare anche quando si assiste a una seduta spiritica senza essere adeguatamente protetti. Questo lo aggiungo io, ma più in là è scritto anche questo. È il grande pericolo delle esperienze psichiche. Una persona, guardate, questo è molto interessante, una persona che teme di essere odiata da un'altra, perché alcuni dicono: a me piacerebbe essere odiata, voglio essere odiata, voglio essere odiata, voglio essere temuta, no? Una donna disse una volta, una donna, una persona pessima disse: voglio essere temuta, non voglio essere odiata. Però spesso quando le persone si comportano male, sì, sono anche temute dopo se sono persone cattive, però sono anche odiate, no? Viene spontaneo, no? Quindi devono stare attente a queste persone qua. Guardate cosa c'è scritto. Una persona che teme di, perché poi hanno paura dopo si accorgono invece di aver sbagliato dicendo così, questo desiderio d'onnipotenza. Una persona che teme di essere odiata da un'altra e si crede perseguitata, gli sta bene, perché lo è, crea una larva. Sono loro stessi che si creano questa larva.
Ripeto, una persona che teme di essere odiata da un'altra e si crede perseguitata, lo è, crea una larva, che è costituita da questa idea come anima e dalla fibra vitale come forza astrale. La larva penetra poco alla volta la sostanza assediata, questo è quello che accade alle persone cattive. La larva penetra la sostanza assediata, gradatamente si manifesta la follia nell'essere che non ha saputo resistere all'impulso di terrore generatosi nel suo centro psichico. Quindi sono vittime loro stessi della loro cattiveria. In questo caso le larve operano, secondo me, un'azione benefica. Lo stesso succede nella creazione dei rimorsi, anche qua, che sconvolge il corpo astrale dei criminali al punto da condurli a confessare la loro colpa o a cercare nella morte un alleviamento, a questa orribile sofferenza. La larva di questo tipo è tanto terribile perché è costituita del corpo astrale della vittima. La pratica della medianità spiritica può condurre, anche la pratica della medianità spiritica può condurre a questo tipo di ossessione. Qui nelle sedute spiritiche, io ho fatto due video sulla magia spiritica. La bravura del conduttore della seduta spiritica deve essere molto esperto. Le sedute spiritiche non devono essere improvvisate, devono essere fatte da persone esperte. Il conduttore deve essere bravo per non creare problemi, a se stesso, no, perché saprà bene come proteggersi, ma anche agli astanti, perché nelle sedute spiritiche ci sono anche persone che assistono come persone che partecipano alla catena, spiritica. Va bene, qui non inizio questo lungo discorso, se no. Sono pratica anche di spiritismo, però avevo iniziato, ecco, il mio canale con lo spiritismo, ho lasciato perdere per motivi che poi vi dirò, non perché non abbia continuato a praticarlo, per motivi, insomma, che vi dirò un'altra volta, ecco. Quindi, ecco, qui dice che ci sono due modi per togliere l'ossessione dovuta alle larve, che le larve generano: l'azione indiretta. E qui poi parla anche proprio di casi specifici bellissimi che però non ho il tempo di leggervi. L'azione indiretta, prendete il libro e troverete quello che vi ho detto più in dettaglio con tantissime altre cose interessanti. Allora, possono essere adoperati due procedimenti: l'azione indiretta basata sulla corrispondenza del fisico o dell'astrale, e che necessita di un soggetto in stato di ipnosi profonda, ci vuole l'ipnosi per levare le larve, Oppure l'azione diretta basata sulla magia cerimoniale, che richiede l'uso della spada che serve per le operazioni magiche, E qui ci sono due casi, uno per il primo procedimento avvenuto a Londra, non sto qui a leggere, piuttosto lungo, e un altro per il secondo procedimento con la spada. Con la spada è bellissimo, guardate, si prende una ciocca di capelli della persona, si brucerà questa ciocca, eccetera, eccetera. E qui addirittura, mi fermo qui, se no, è bellissimo. E poi ci sono anche le tradizioni di medicina ermetica conservate nelle campagne, ve ne leggo solo una. Questa qui è per sapere se un malato vivrà oppure morirà. Prendete un'ortica, mettetela nell'urina del malato, subito dopo che l'ha fatta, lasciate l'ortica immersa per 24 ore. Se si trova l'ortica secca, è segno di morte imminente. Se è verde, è segno di vita. Allora, io veramente vorrei concludere qui. Vorrei concludere qui. E poi c'è il capitolo 19, la grande sintesi, dove si dice che. Dunque, la grande sintesi, cercheremo, dice Papius, di esporre alcuni elementi che riguardano appunto le clavicole di Salomone. Il discorso di Salomone a Roboamo suo figlio, la benedizione del poeta inchiostro, è bellissima, va bene. Allora, capitolo 20. Guardate, salto alla fine perché non davvero è il caso di chiudere questo lungo video. È quello che dice Papius. Abbiamo riunito in questo libro, nell'ultima parte specialmente, quando c'è di interessante o di curioso nelle varie raccolte di magia pratica, perché poi alla fine ci sono anche delle sintesi con delle raccolte di magia pratica. E le forze del mago, dice, per ripeterci ancora, le forze del mago e quello su cui agisce il mago sono dello stesso ordine di tutte le forze della natura e obbediscono alle stesse leggi.
Crediamo che, così si conclude, la maniera più giusta di chiudere questo trattato sia di riportare la doppia affermazione che deve guidare ogni mago. Il caso non esiste, il soprannaturale non esiste, perché la magia obbedisce a delle precise leggi dell'universo. E qui a matita vedo che io ci ho scritto sotto, qui a matita non si vede neanche. Ho scritto sotto a Rigo il soprannaturale non esiste, c'ho scritto perché il mago agisce in base a precise leggi della natura, del microcosmo, mondo, e del macrocosmo, cieli e astri, che riesce a dominare grazie allo studio e alla volontà e alla disciplina corporea e psichica. Carissimi, il video è finito, io vi saluto, il libro costa 29,90 euro e vi consiglio di comprarlo dal libraio editore, perché è un'edizione, credo, limitata, che fa parte appunto del progetto di ristampa di alcuni libri. Ok, carissimi, vi ringrazio tutti coloro che sono arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Un bacio e un abbraccio in astrale a tutti voi. Benedizioni dalla vostra Patti.